Allora, chi non mi conosce, mi fanno un accenno, che ha fatto il suo percorso da 25 anni e ha fatto tutto il percorso che un arciere può fare, no? Sia dal punto di vista tecnico, quindi il corso di istruzione di primo livello, le prime gare a carattere regionale, le prime gare a carattere nazionale, i primi campionati italiani, le prime vittorie ai campionati italiani, la nazionale, i campionati del mondo, i campionati europei, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ho fatto tutta la scala dal punto di vista tecnico che un arciere può immaginarsi di poter fare. Ho vinto anche alcune cose, ma non siamo ancora a questo. Dal punto di vista tecnico, invece, come docente, anche in questo caso ho fatto tutta la mia iter che un istruttore può fare, quindi l'istruttore di primo livello, l'istruttore di secondo livello, l'allenatore ed esame presso il CONI che rilascia il diploma di allenatore di tiro con l'arco. A questo per inglobare la situazione. Oltre a questo sono molto curioso, no? Sono molto curioso per quanto riguarda il tiro con l'arco. Ci sono tante cose di cui non mi sono interessato. Ho tirato con l'arco olimpico una ventina di anni fa, poi sono passato all'arco nudo e da lì ho avuto tanti risultati interessanti che non mi hanno permesso di essere curioso su altre vicissitudini. Sono calato un pochettino di valori assoluti, diciamo così, e questo mi ha permesso di confrontarmi anche con altra realtà, che sono un po' quelle del tiro istintivo, che mi sono permesso anche di provare a tirare con l'ombotte per vedere cosa succedeva anche dal vivo, no? Non solo pensando alle cose che potevano succedere. E quindi mi piace interessare anche le persone su quello che è il tiro istintivo. Se ne parla molto di questo tiro istintivo e vedremo questa sera come il tiro istintivo sia l'unico tiro possibile per avere delle performance, perché in effetti in nessun caso il tiro unicamente collimato, unicamente mirato non può esistere, è impossibile da adottare e non viene neanche adottato dai cecchini col fucile di super precisione, col super binocolo, non viene adottata una collimazione precisa. È logico che ci saranno degli step di adattamento diversi. Chi spara con la pistola alla cintola ha uno step di approccio all'istintività diversa da chi ha un telescopio con una rete di collimazione. Però in tutti questi due casi sono vicinissimi come tipo di tiro. Allora, perché c'è questa differenza? Perché si sente che chi mira è facilitato? La mira è proprio così. La facilitazione della mira non esiste. Non esiste, è solo una questione di essere più precisi, con delle ottimizzazioni. Io riesco solamente a essere più preciso. Non è possibile essere precisi senza adottare dei metodi, virgolettato, di mira. E questo avviene in tutti casi. Voglio fare un piccolo preambolo. Preambolo sul preambolo. Io parlerò di tiro istintivo questa sera. Non saranno parole scaturite da me. Mi sono preoccupato di parlare di tiro istintivo
per mezzo di tre persone che mi hanno diciamo aperto gli occhi su quello che è il tiro istintivo. Queste tre persone sono, magari le conoscete, magari no, sono Giusy Pesenti, un arciere fondatore della FIDARCO e fondatore della FIDARCO successivamente, esattamente 20 anni dopo, Fred Beer, che è un grande arciere cacciatore americano che ha stimolato tantissimi arcieri al tiro istintivo, e Filippo Donadoni, che tutt'oggi è il deus ex machina italiano per quanto riguarda il tiro istintivo. Quindi tutto quello che dirò sul tiro istintivo scaturisce dalle parole di queste due persone. Quindi non è famiglia di sangue, assolutamente. Diciamo subito una cosa successiva, e cioè non sono d'accordo al 100% su quello che dicono queste due persone. Sono d'accordo al 90%. Purtroppo questo 10% di discordia, questo è famiglia di mio sacco, mi permetto di dissentire da quello che queste tre persone straordinarie raccontano, sono di carattere laico. Quindi mi permetto di raccontare il tiro con l'arco dal punto di vista laico, perché troppo il tiro istintivo è messo in auge in modo un po' troppo enfatico, e invece ovviamente non c'è niente di particolare, anche lì c'è un metodo. Arriviamo poi all'essere. Ad esempio, viene portato ad esempio come il tiro istintivo sia importante, e viene rapportato al tennis, alle bocce, al baseball e a tantissimi sport in cui effettivamente non c'è, virgolettato, collimazione. Ebbene no, assolutamente no, non si può fare un paragone di questo genere. Per il semplice motivo che tutti questi sport non sono istintivi, non sono per niente istintivi, anzi, per raggiungere dei risultati hanno dei metodi consci, ma molto consci. Il tiratore di baseball, quello che colpisce la mazza, si allena solamente da quella distanza in cui il lanciatore lancia, non varierà mai la sua distanza, sa tutto su quella distanza, sa quando partire, sa quando muoversi. Il computer del suo cervello sa perfettamente cosa succederà, e avviene tutto in modo automatico. Ma l'allenamento è stato fatto senza istinto, è stato fatto per portare il massimo dei risultati in un contesto ultra preciso. Un altro esempio ancora più semplice, la pallacanestro. Molti paragonano il tiro istintivo alla pallacanestro, e bene, si migliora mica quando si tira, e lo so. Ma i campi di pallacanestro sono tutti di 25 metri. Se il campo di tiro fosse anche solo di 27 metri, non sarebbero più precisi per niente, perché il metodo di approccio al tiro della pallacanestro è una triangolazione che il nostro cervello assume su un contesto ultra preciso. E quindi non è possibile rapportare o paragonare il tiro istintivo a questo genere di sport e tutti gli altri, perché fanno parte di contesti molto precisi in cui i metodi di allenamento sono di visualizzare lo spazio tridimensionale che è sempre, sempre identico. E io inconsciamente so che se mi trovo in una zona in cui c'è il centrocampo a sinistra e lo vedo con una certa angolazione, posso tirare senza guardare il canestro e fare canestro, se sono bravo ovviamente. Certo, i giocatori di pallacanestro dell'NBA
sono pochi e guadagnano anche milioni di dollari, quindi non è da tutti. Oltre all'allenamento ci vuole anche il talento, ovviamente. Cosa succede invece nel tiro istintivo? Nel tiro istintivo avviene che io sarò bravo nel tiro istintivo se minimamente, non mirando assolutamente, io sarò bravo a registrare più situazioni possibili in cui potrò rapportarmi nei tiri successivi. Quindi non è possibile, ecco un'altra cosa di cui non sono d'accordo, è che i tiri sono sempre differenti uno dall'altro. E sì, se i tiri sono differenti sempre l'uno dall'altro, sarà molto difficile che io sarò bravo a colpire il bersaglio. Quindi io devo immettere informazioni nel mio cervello, perché funziona così il cervello, non ci sono altre possibilità. Io posso avere un istinto, ma non certo quello di tiro con l'arco. L'uomo in 800.000 anni, l'uomo esiste da 800.000 anni circa, ha tirato sì con l'arco 20.000 anni fa. I primi graffiti sono di circa 20.000 anni fa. Avrà tirato anche tanto con l'arco, però non tanto abbastanza da inglobare informazioni del proprio DNA. Questo purtroppo non è possibile. È possibile invece che abbia nel proprio DNA una forza di lancio. Perché? Perché l'uomo nel proprio, in 800.000 anni ha sempre dovuto scappare. È stato un animale, poi è diventato Homo sapiens, nel quale ha potuto evolversi scappando. Non aveva altre possibilità, non era abbastanza forte da poter ammazzare le sue prede, se non con trappole o con altri accorgimenti, tra cui sicuramente anche il tiro con l'arco, ma in minimissima parte, perché l'uomo preistorico ha utilizzato ben altri accorgimenti che non sono l'arco per catturare le sue prede, ma ha innato questo dono di, e vedremo, poiché l'uomo ha dei doni innati notevolissimi, ma non purtroppo con l'acqua, istintivamente non ne abbiamo. Per rendere possibile il tiro istintivo con l'arco dobbiamo allenarci con metodo e avere comunque una tecnica. Stop. Non ci sono alternative, non possiamo permetterci di andare verso il bersaglio e dire boh, avrò il talento del tiro con l'arco e cercherò di scoccare delle frecce verso il bersaglio. Purtroppo non funziona così. Anche il tiro con l'arco a tutti i livelli, compreso il livello istintivo, ha bisogno di un metodo di allenamento e di un metodo tecnico, il quale sarà possibile perfezionarsi e poter prendere il bersaglio. Perché dico prendere il bersaglio? Dico prendere il bersaglio perché se il tiro istintivo è nato come tiro istintivo venatorio, ebbene, cavoli, io l'animale lo devo uccidere al primo colpo. E come dice Fred Beer, a volte non si tira neanche una freccia per giorni e giorni, perché quando si scocca la freccia, dobbiamo scoccare la freccia in modo perfetto. Quindi, ma per scoccare la freccia in modo perfetto, quell'unica freccia in modo perfetto che dovremmo scoccare, a volte anche una sola in una settimana, così dice il grande Fred, e dobbiamo tirarne 1.000 al giorno. Dobbiamo tirarne 1.000, dobbiamo allenarci a tirarne tantissimi, in più scenari possibili, perché il nostro cervello deve accumulare informazioni
tantissime informazioni, in modo tale che quando dovremo scoccare quell'unica freccia, andrà perfettamente a segno. Ma quanto è successo? È successo così, quindi non funziona il tiro istintivo allenandosi. Il tiro istintivo prevede un allenamento superiore agli archi tecnologici come il compound, molto superiore, perché il cervello deve accumulare molte più informazioni fine. Indipendentemente poi dalla tecnica che io utilizzerò, che sia più perfettibile, più adatta alle condizioni esterne o alle mie condizioni muscolari. Bene, tutto questo per arrivare a cosa? Domande? Qualche domandina? Per ora tutto ok? Magari qualche domanda anche di carattere, ma secondo me non è così. Non è possibile che ho detto tutto giusto. Impossibile. Ma guarda, io giro con un voce, quindi mi ritrovo in quello che stai dicendo. Quindi non posso dire non è possibile. Non è possibile che ho detto tutte verità assolute, non sono così in gamba. In effetti il tiro istintivo, e questo lo dico io, lo dice Donadoni, Filippo Donadoni, il tiro istintivo venatorio è un tiro che o è fatto veramente da cacciatore, quindi tantissimo allenamento, e poi scoccare poche frecce ma decisive, perché come sempre dice sia Donadoni che Beer, non è possibile fare una gara e tirare più di 5 frecce, perché in una gara io posso al massimo essere concentrato per uccidere al primo colpo 3-4, non di più. Non è possibile questo, ma questo è solamente l'utilizzo che io farò del tiro istintivo. Ma prima non ne parla nessuno, e prima devo tirarne migliaia, ma come al circo, quando uno lancia il coltello, quando uno fa le clavette, le fa ruotare, le fiaccole, ma non viene da solo, non è istinto quello. Come facevano allora gli indiani una volta? Gli indiani una volta uccidevano i bisonti da un metro di distanza, avvicinandosi con le pelli sporche di cacca di bisonte fino a circa un metro. Poi è arrivato Buffalo Bill col suo fucile che le ammazzava da 100 o 150 metri. No, funziona così. Infatti non può esistere, è impossibile, ma non lo dico io, lo dicono i testi. Lo dicono i testi degli arcieri cacciatori, che non si può, non è possibile cacciare oltre i 18 metri. Non è possibile cacciare oltre i 18 metri, 18-20 metri con un palo. Non è possibile, figuriamoci con lombò o archi ricurvi tradizionali, dove siccome le aste sono, le frecce sono con una punta pesantissima, che è una punta intorno ai 300 grammi, 400 grammi, c'ha le lame, deve pure ucciderlo questo animale, deve avere i bracci molto consistenti, ma molto consistenti. Infatti, le federazioni che si occupano di questo tiro sono state create per allenare l'arciere alla caccia. Quindi le prime gare che sono state fatte solamente per allenare l'arciere alla caccia, per tenerlo in esercizio, perché proprio per quel motivo che vi ho detto prima, sì, io devo scoccare un'unica freccia e devo colpire, indipendentemente dalla tecnica che userò,
di visualizzazione del più piccolo punto, la parabola, tutto quello che volete, poi possiamo parlare delle tecniche anche inconsce che io posso utilizzare per centrare, ma devo allenarmi tantissimo, tantissimo. E gli bracci devono essere molto consistenti perché le frecce sono molto pesanti. E quindi devo essere equipaggiato, ma oltre i 18-20 metri nessun cacciatore mai potrà uccidere un animale. E non si può ferire un animale, è contro ogni etica, se no vado col fucile. Come cacciano i compound negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti ci sono 2.800 cacciatori pro anno, 2.800.000, sono tanti, hanno tanta selvaggina, quindi non è un problema. Ma i cervi non li ammazzano mentre il cervo passa, esce fuori dal cespuglio e gli tiro e devo essere pronto a colpire. Non funziona così. I compound si piazzano su un albero, si mimetizzano il più possibile, stanno immobili 5-6 ore e quando passa il cervo ed è a 12-15 al massimo 18 metri, li tirano con le frecce, con le lame e uccidono colpendo il cuore. Nel 90% dei casi è così. Poi, per carità, ci saranno anche dei casi in cui faccio dei tiri fortunati, però nessuno va mai a raccontare quante frecce gli ho tirato nella chiappa destra e i cani hanno inseguito il cervo per ore, fino a perderlo o farlo precipitare in qualche dirupo. Nessun filmato filma quello. Tutte le fotografie sono con il cervo per terra e con la freccia nel cuore. Ma io devo capire come è successo. Quindi, questo per quanto riguarda il tiro. Ora, dopo tutto questo bel discorsetto sul tiro istintivo, io sono completamente a favore del tiro istintivo, anzi, non solo sono completamente a favore del tiro istintivo, vedremo poi come lo rapportiamo negli ambiti tecnologici, no? Perché uno dice, vabbè, il tiro istintivo abbiamo visto che è una cosa interessante con dovuti distinguo, però poi come lo rapportiamo negli arti tecnologici? E lo vediamo. Intanto una cosa interessantissima che io condivido in modo totale è l'approccio all'istruzione